se ti segnalo il video, I love you haters. Se ti insulta gratis, love you haters. Fatti una vita, dai su. Bella per voi. Per chi non mi conosce, sono Pio3D, un altro di tanti coglioni che fa video su YouTube. E per chi invece mi conosce, se sa di che cazzo sta a fare questo. Come voi sapete, noi youtubers ogni giorno dobbiamo affrontare tanti, tanti commenti belli, brutti, minacce, proposte di matrimonio. No, vabbè, quelle no, però siamo là. Tra queste c'è una cosa che io adoro, ovvero gli haters, oppure come si dice, haters. Beh, io l'inglese due cose differenti, quindi non so manco pronunciarlo perché sono una capra. Faccio schifo sia in italiano che in inglese. Siccome io praticamente ricevo tanti bei commenti simpatici da bambini, spero che sono bambini perché se sono adulti la cosa mi preoccupa, mi sono detto, perché non li sputtaniamo davanti a tutti? Quindi voglio far leggere i commenti a tutti voi, per farvi capire io ogni giorno con cosa ho a che fare. Quindi, tra bimbi minchia che pente si offendono se non giochi a Minecraft, e ragazzine che se gli tocchi l'idolo prende se scannano tra di loro, e dopo ti insultano, vedremo tra una pausa all'altra che tipo di commenti ricevo, sia su Facebook, che su YouTube, Twitter, messaggi di posta. Belli. Cosa più importante, sono sia su Facebook che Twitter, potete aggiungermi tra gli amici, ma prendo superato i 5.000, quindi mi potete solo che seguire. Io dovete iniziare con il primo cacacazzi. Link lo trovate vedente cliccando il capezzolo. Si è lamentato sotto un mio video, una parodia. Clicca il capezzolo praticamente e ti porta la parodia, vedi il commento in diretta. Ma andiamo a vederlo. E ci scrive: tu invece, che li conosci tutti per nome, fai pure un video parodico su uno di loro e ci fai vedere 800 volte il tatuaggio che hai sul dorso della mano destra. Saresti intelligente? Non vi dico la risposta, va andata a vedere, però per farla breve, il tatuaggio è sulla mano. Scusa se c'ho la mano, è normale che se c'ho la mano si vede il tatuaggio. La prossima volta mi metto tutto fardo oppure un po' di fondotinta, in modo che a me non ti dà fastidio, ok? Il secondo è un ragazzino di 14 anni che mi contatta su Facebook per dirmi: ciao, non ci conosciamo, però conosco te, perché ti seguo da YouTube. Alcuni tuoi video sono carini. Ho visto che conosci Simone Fancazzista. Puoi dire per favore se può iscriversi al mio canale? Lui non mi risponde mai. Fallo. Però altrimenti sei uno stronzo, come tutti gli altri. Tanto lo so che non mi rispondi perché ti credi famoso, proprio come Leonardo e Simone. Non rispondono mai. Tu però rispondimi, perché devi. Altrimenti sei uno stronzo. Rispondimi. E devi dire a Simone che di rispondermi. Ti prego. Il terzo commento ci arriva da una ragazzina che è rimasta male per colpa di sto video. Clicca il capizzolo e te porta il video. Quando non hanno capito che quel video è un video troll per pialle per culo. Ma ci sono rimaste male davvero. Tanto che pente più di 10.000 ragazzine mi hanno insultato. Ma questa è una dei meglio. Andiamo a leggere con me. Sei una grandissima testa di cazzo. Ti odio. Dio, faccia da cazzo. Oh, ho appena visto il video dove insulti gli undi e gbi. Ma chi cazzo ti credi di essere? Loro sono molto famosi e la tua faccia da cazzo che... Dio, ti odio. Come osi dire che siamo belle bimbe minchia? Bello. Solo seguiamo una genere di musica che tu, testa di cazzo, non puoi capire. XKE, sei solo un coglione, mi auguro che tu muoia, riderò molto, sai, sei solo un povero sfigato, che si crede sei solo un ruzzo, che ascolta musica di merda, sono più ricchi e famosi di te, e tu non sarai mai come loro, sai quanti soldi hanno quelli, lo sai, che hai da dire, stronzo. Il quarto commento l'ho ricevuto a Capodanno perché ho scritto un post dove ho detto che apparentemente i botti di Capodanno sono inutili. Mi piacciono i fuochi d'artificio, ma trovo io personalmente inutili i botti perché sono pericolosi, fanno il son pale mano, spaventano gli animali. E dopo che ho lasciato questo post, praticamente un bambino mi contatta, ragazzino di 13 anni che mi scrive: ma c'è qualcosa, c'è. Ora che fastidio ti danno i fuochi d'artificio e i botti di Capodanno? Sentiamo, a me piacciono, quindi io li compro e non rompere, coglione! La mia risposta è stata: ciao Flavio, allora, li dai poi inutili. Spaventano gli animali, costano e sono soldi sprecati, anzi soldi bruciati. Sono pericolosi, fanno rumore, ma, aspetta, non mi va di elencare il motivo perché mi danno fastidio. Facciamo una cosa. Flavio, hai a disposizione un minuto, solo un commento. Prova a convincermi perché mi dovrebbe piacere i petardi. Stupiscimi, la sua risposta da intelligente è stata: vaffanculo.
Notate la mia risposta, errore sovraccarico del sistema, inizio fase di autodistruzione. E poi mi rompono un cazzo a me, pensa a Wilbush, o Daniele Desenmatter, o Michael Rini, o Leonardo De Carli, o Simone Fancazzista, oppure che ne so, a Justin Bieber quanti ne dicono? Justin Bieber, o a Topolino, chissà quanti ne dicono a Topolino? Ma a te, quante te ne dicono? Troppe! Mortacci vostra, bambini! E chi non me lo dice con la voce di Shaggy? Haha, mortacci vostra! E l'ultimo cacacazzi si è lamentato perché faccio troppe collaborazioni. E mi scrive in privato dicendomi: ultimamente ti trovo ovunque, in troppi video! E io gli ho risposto: sì. Perché? Ma. E non ti rompi? Fluorescente. Ma che cazzo significa? Credo che avere nel tempo sia bello. Tu non stai bene, fidati! Plutone è un pianeta sexy. Vabbè, ho capito. Ciao. Grazie per aver scelto Oceanic Airlines. Che dire, io vi ringrazio per l'attenzione per questo video, spero vi siete divertiti, io me la so tagliata. E altri commenti e botta di risposta li trovate sulla pagina Facebook o il contatto di Facebook mio, che è il link sempre in descrizione, che praticamente li metto aggiornati ogni volta. Che dire, bella per voi, ci vediamo alla prossima puntata e un bacetto sul capezzolo destro da faccia da... Bene. A Pio gli fate una bellissima...